Melissa Panarella, autrice del libro Storia dei miei soldi, dove racconta un grande tabù, quello del denaro tra le mani di una donna. Perché i soldi sono al centro del racconto? Perché, come suggerisce il titolo, i soldi possono raccontare la storia di una persona, il modo in cui li hai fatti, il modo in cui li hai spesi, il modo in cui li hai sperperati, da che famiglia sei nato, cioè qual è la tua storia familiare rispetto ai soldi. È molto determinante rispetto alla persona che sei diventato, al modo in cui anche intrecci le relazioni con gli altri. E, ecco, quindi è appunto una specie di fotografia la storia economica di una persona, di tutto ciò che è la sua esistenza. Un suo libro passato alla storia, un libro sulla fragilità e sul difficile percorso e affermazione di un adolescente, mi riferisco a Melissa P, 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire. A distanza di 20 anni, ritiene ancora che le tematiche che affronta nel suo libro siano attuali e perché? Beh, sai, il corpo, come dire, il corpo e il sesso sono temi sempiterni. Non si può prescindere da quello. È chiaro che con gli anni cambia il modo in cui ti relazioni con il tuo corpo, con i corpi degli altri, il modo in cui vedi il corpo in generale e vedi il sesso in generale. Però è chiaro che tutto ciò che riguarda il sesso in qualche modo è immortale, è archetipico in qualche modo. Cosa ne pensa di appuntamenti culturali come Umbria Libri? Possono servire per rilanciare la cultura e il territorio? Ma certo, tutti gli appuntamenti in piccole comunità, in città, diciamo non metropoli, sono necessari e fondamentali alla cultura, perché intanto chi viene ospite sente sempre un grandissimo fermento in queste occasioni, cosa che nelle città un po' si perde, e quindi questo ti dà il senso del fatto che l'Italia è un paese dove c'è molta più attenzione alla cultura di quello che si racconta, di quello che si crede.